numero di telefono se volete chiamarci per parlare in diretta con Pane al Pane, soprattutto con Maglio Di Stefano, deputato Movimento 5 Stelle, e Licia Ronzulli, eurodeputata Forza Italia. Allora, Di Stefano, un commento su Donald Trump, che so che non vedeva l'ora. No, ne faccio uno prettamente politico, ovvero sì, che una cosa in effetti comune l'hanno: entrambi stanno facendo la campagna elettorale, Trump oggi e Berlusconi come la fece nel 94, sulla paura. Nel senso che io ricordo ancora i manifesti di Berlusconi sulla paura, la sicurezza nelle periferie, gli immigrati, eccetera, eccetera. Trump la sta facendo infatti sull'islamofobia. Ha fatto una campagna anche stupida, oltre che esagerata. Cioè, chiudiamo il paese ai musulmani, è una cosa che non si può sentire, non si può neanche applicare. L'altra cosa, con tutto il rispetto della collega Ronzulli, negli Stati Uniti d'America, una persona con tutte le indagini di Berlusconi, condannato perché ha creato un partito con un mafioso dell'Utri, non sarebbe candidabile. Questo è un dato di fatto della democrazia americana, che avendo una stampa libera non permetterebbe mai, o quantomeno rovinerebbe l'immagine, a chi ha fondato un partito con la mafia. Questo lo dicono le indagini, non lo dice Maglio Di Stefano. È talmente Ronzulli, libera la stampa in Italia che su Berlusconi, scusami, Maglio, nessuno mai si è fermato da poter commentare qualcosa su Silvio Berlusconi, ti sfugge un passaggio. Però è rimasto in politica 20 anni, grazie al fatto che è rimasto in politica 20 anni per un semplice fatto rimanere, di cui tu e tutta la tua parte politica e anche altri dovete farvene una ragione e andare a dormire un po' più sereni, perché è stato votato dagli italiani. Io dormo sereno, se il suffragio universale vale per qualcuno, vale per tutti. Allora, se dicevamo prima Renzi non è mai passato dalle urne, mi spiace per te, ma Berlusconi, fino a quando quella legge vergognosa che si chiama Severino l'ha messo fuori dal Parlamento, fino a quel momento Silvio Berlusconi ha sempre preso preferenze e ha sempre preso voti. Quindi la politica si fa anche con l'etica politica, e un politico deve andare oltre la legge, e quando le indagini ti mettono in galera colui che ha fondato il partito con te per l'associazione mafiosa dell'Utri, cosa c'entra dell'Utri con lui? Ha fondato il partito con Silvio Berlusconi, dell'Utri, di conseguenza che ha creato l'attualità. Non ero in politica perché sono da appena 2 anni, ma seguivo già da cittadino 10 anni, probabilmente. E le indagini sappiamo leggere anche noi. Parliamo una alla volta. Ammetterà Di Stefano che però Berlusconi è sempre stato uno dei politici più tartassati, no? Insomma, al di là del fatto che chiaramente nel momento in cui le indagini su di te diventano plurime, è ovvio che la stampa un minimo se deve interessare, ma la stampa in Italia ci ha provato a non interessarsene. Alcuna stampa, una piccola parte della stampa un po' più libera se n'è interessata bene. Purtroppo io dico però che in America non sarebbe stato nemmeno candidabile dopo gli scandali approvati e conclamati dalle indagini. Io non sono un giustizialista che dice lei dice quando vengono accertati, quantomeno nel momento in cui colui che ha fondato il partito ancora, a nome tuo va in galera per associazione mafiosa. Sentiamo Ronzulli, che così chiariamo anche questi quello punti. Che tu chiami si chiama accanimento giudiziario, perché per nessun'altra persona si sono verificate così tante indagini anche sul nulla, poi appunto anche smentite, ci sono stati proscioglimenti, archiviazioni, chieste addirittura dai PM, assoluzioni, potrei citare, non so, dal punto di vista statistico. E di quello lei dice si parla sempre meno rispetto poi al pre. Questo è l'accanimento. Poi su Dell'Utri io continuo a dire che Dell'Utri è innocente, va bene, quindi continuo a dirlo, non mi vergogno a dirlo. Poi poniamo per assurdo, o come dici tu, che Dell'Utri è dentro perché è colpevole. Allora io mi chiedo, siccome, scusami, ma se un tuo amico compie un reato, non è che tu rispondi per il tuo amico, ok? Quindi no, ma questa è la tua teoria. Il partito di Silvio Berlusconi, che è ben diverso. La partita l'ha fondato però Ronzulli dice, anche ammesso che sia Berlusconi, così. Berlusconi in un'intervista pubblica dice, grazie a Dell'Utri siamo nati, è nato Forza Italia. Va bene, non lo dico ma io. La stavo chiamando Dell'Utri, guarda, pure a dire Dell'Utri. Grazie, ma evitiamo. Stefano, però Ronzulli dice una cosa, no? Dice anche ammesso che l'abbia fondato con Dell'Utri, no? Se poi Dell'Utri ha commesso degli errori, perché io devo pagare per lui? Dobbiamo aprire il capitolo penale di Silvio Berlusconi, non finiamo più. No, quindi eviterei di parlare del futuro, visto che oggettivamente Berlusconi non lo vedo oggi nella scena politica come il presente. Ah, strano, perché sai, è centrale nelle alleanze. No, io sto parlando, siamo arrivati. Dopo parleremo anche di alleanze centrodestra. Hai un problema, ti consiglio un buon oculista, hai un problema di miopia, quindi non sai vedere lontano. Ti dico che Silvio Berlusconi è
e sarà ancora centrale in quello che è l'alleanza dei partiti di centrodestra. Ok, infatti certo parleremo di questo. Me lo auguro per il centrodestra, soprattutto me lo auguro per noi, così vinciamo più facilmente. Allora, questo è tutto da vedere, perché ancora dobbiamo capire anche noi, no? Effettivamente queste alleanze, soprattutto poi i contenuti, sia da una parte che dall'altra, dove porteranno. Ma questo, di questo parleremo nell'ultima parte di questa ora. Detto ciò, facciamo così, per ristabilire un po' l'ordine, il vostro prendo una parola che ha detto prima di Stefano, il vostro avversario comune adesso è Renzi, no? Su questo siamo d'accordo? Il mio sicuro. Allora, per me si chiama governo Renzi. Governo Renzi, quindi non la persona, ma... Io non ho un problema personale nei confronti di Matteo Renzi, ok? Ho un problema politico nei confronti dell'uomo che, appunto, come dicevo prima, non si è mai misurato, che è arrivato lì con un escamotage e quindi dal punto di vista etico, visto che la parola piace tanto a quelli del Movimento 5 Stelle, non mi piace una persona che fa fuori in malo modo promettendo una cosa, dicendogli stai sereno e poi pugnandolo alle spalle. Quindi dal punto di vista, diciamo così, delle caratteristiche personali... Da lì è partito tutto, no? Con questo hashtag stai sereno. Se poi penso all'attività di governo che sta facendo Matteo Renzi, ancora di più. Quindi io contrasto quello che in questo momento è un'attività di governo che non aiuta il mio paese, che non fa crescere il mio paese, che non sviluppa il mio paese. Anzi, che in questo momento è anche nemico del mio paese. E come tale cerco in qualche modo... nei limiti in cui noi possiamo fare opposizione in questo momento, perché i numeri purtroppo sono dalla sua, parlo del Parlamento. Sì, del Parlamento, assolutamente sì, del governo. Facciamo così, Renzi oggi ha detto in realtà una cosa ben diversa, no? Parlando della riforma del sistema del credito, che è quanto mai urgente in questo momento, ha ribadito quelle che sono state le riforme fatte dal governo Renzi, dice sono cose che... si dovevano fare forse 20 anni fa e che solo oggi noi stiamo facendo. Io do la linea a Filippo Colombo dalla redazione per gli aggiornamenti e poi ripartiamo proprio dalla dichiarazione fatta dal Presidente del Consiglio. Filippo, a te. Grazie e buonasera. Un uomo di